proposito delle vittime in generale, ci andiamo a collegare subito con la dottoressa Monica Manfredi, che è una psicologa, una psicoanalista, ma soprattutto è la coordinatrice della rete Daphne Napoli per l'assistenza alle vittime di reato. Buonasera, dottoressa. Buonasera, buonasera. Facciamo un passo indietro perché lo scorso maggio, precisamente il 17 maggio, al Tribunale di Napoli Nord ha aperto il primo sportello per le vittime di tutti i reati. Si tratta di un progetto che unisce avvocatura, magistratura, ma anche l'Università Suor Orso e chiaramente la rete Daphne. Ci dice di che cosa, si tratta nello specifico? Sì, dunque, questo è il primo sportello di tipo generalista, che si propone di assistere, ogni persona che si ritenga vittima di un qualsivoglia reato, e di assisterla sia sul piano, psicologico che dal punto di vista dell'informazione sui diritti. Quindi, grazie diciamo, al sostegno dell'Università Suor Orsola, si è fatta una convenzione con il Tribunale e la Procura di Napoli Nord, e con, diciamo, l'associazione, con il lavoro dell'associazione Diesis, che fa parte di Rete Daphne, si offre, appunto, questo sportello, che è aperto tutti i lunedì dalle 10 alle 13 presso il Tribunale, proprio nei locali dell'Ordine degli Avvocati che partecipano a questa convenzione, e insomma, al quale si possono rivolgere gratuitamente e ricevere assistenza, tutte le persone, appunto, che si ritengano vittime. Dottoressa, a distanza di alcuni mesi adesso dall'apertura di questo sportello, proviamo a tracciare un primo bilancio. Quali sono i numeri e speriamo, ce lo auguriamo, quali sono stati i vantaggi? Allora, dunque, i numeri sono, a nostro avviso, soddisfacenti, diciamo, soddisfacenti per l'esistenza del servizio. Ovviamente inquietanti perché sono numeri alti. Ovviamente la Campania è un territorio, con un altissimo tasso di vittimizzazione, quindi chiaramente, in questo siamo molto, esposti. E dunque, in 6 mesi di attività, considerando anche la pausa attiva estiva, abbiamo ricevuto una trentina di contatti. Abbiamo fatto una trentina di primi contatti telefonici, e da questi poi abbiamo fatto 25 primi colloqui e assistito quindi, persone, alcune solamente per primi colloqui, altri che hanno intrapreso proprio dei percorsi, sia di sostegno psicologico che di informazione sui diritti, e in alcuni casi, c'è stata anche la necessità di una consulenza psicatrica. Chiarissimo. E altra cosa della quale ci siamo occupati, in alcuni casi molto delicati, è stato quello di accompagnare queste persone ai servizi specialistici di assistenza. Quindi, ad esempio, in un caso sono state inviate al servizio che si occupa appunto di reati violenti, che poi ha preso in carico questa famiglia, insomma, che era un caso di omicidio del figlio. Allora, prima di passare a un altro argomento, dottoressa Manfredi, ci sarebbe anche un numero che noi possiamo fornire ai nostri telespettatori, il 366 24 12 177. Lo ripetiamo, 366 24 12 177 o ancora la mail sportelloascoltodiesis@gmail.com. Dottoressa, noi stiamo attraversando un periodo di grandi riforme, ce lo chiede in primis l'Europa, se vogliamo assicurarci i fondi che ci arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra queste riforme c'è anche quello della giustizia. Proprio su questo tema si è tenuto un convegno all'Università Suor Orsola Benincasa. Mi dice un po' quali sono stati gli argomenti che sono stati discussi? Allora, dunque, questo convegno che è stato proposto appunto insieme all'Università Suor Orsola Benincasa da Rete Daphne Italia, che è l'ente nazionale, diciamo, che si occupa dei servizi di assistenza alle vittime, poneva la questione, della giustizia riparativa, che è appunto, all'ordine del giorno. Si devono fare i decreti attuativi, nel prossimo anno, di come la giustizia riparativa debba in qualche modo, interloquire con la questione dell'assistenza alle vittime di reato.
piuttosto che diventare, che rischiare di diventare un fattore di vittimizzazione secondaria, dicono gli esperti, cioè l'occasione per cui una vittima che ha già una propria fragilità, che ha già un momento, che vive un momento di forte trauma, no? A seguito del reato che ha subito, debba ritrovarsi magari, come dire, esposta al dover incontrare l'autore del reato senza essere preparata a questo. Allora, Certo. noi che ci occupiamo dell'assistenza alle vittime diciamo che la giustizia riparativa può essere assolutamente una grande opportunità per la vittima stessa e per la comunità in assoluto, così come per l'autore certamente del reato, per riparare qualcosa di un danno. Però perché ci possa essere la riparazione del danno, deve esserci un lavoro di ricucitura preliminare al momento, al percorso di giustizia riparativa. Questo Soprattutto. è il nostro punto, la nostra prospettiva, e su questo abbiamo molto lavorato, insomma, anche diciamo partendo dalle esperienze francesi che sono state molto interessanti a proposito di come si fa, ad esempio, l'assistenza, si è fatta e si sta facendo l'assistenza per il processo del Bataclan a Parigi. Chiarissimo, chiarissimo, quello che stavo dicendo è che quello che emerge è che veramente c'è tanto lavoro nel nostro paese da fare, per questo ci proponiamo di sentirla anche in futuro per capire un po' quelli che sono i lavori e gli sviluppi resi possibile grazie alla rete Daphne. Grazie mille, dottoressa Monica Manfredi. Grazie, buonasera.